ben ritrovati al secondo appuntamento di questa settimana della rassegna letteraria sul filo del discorso. Uno dei volti più amati del grande e piccolo schermo, Veronica Pivetti, è stata la protagonista della terza serata della rassegna sul filo del discorso. Nel cortile dell'ex scolastico, palcoscenico della decima edizione della rassegna che si propone di promuovere la lettura e i libri, l'attrice, doppiatrice, conduttrice e scrittrice ha presentato il suo ultimo lavoro, il quarto libro, Tequila Bang Bang, un giallo messicano, edito da Mondadori. In Messico, perché il Messico è una terra affascinante, una terra che mi interessava, che mi dava molte possibilità di raccontare quello che volevo, cioè appunto tutto il mondo del narcotraffico, e quindi mi è piaciuto fare questo viaggio e arrivare fino a là. Ma c'è anche un aneddoto legato a un telefono. Beh, certo, io ho un telefono Nokia, credo di essere l'ultima rimasta, con un telefono Nokia che funziona benissimo e non mi stacco dal mio Nokia neanche a morire, e tutti mi dicono: ah, c'è il telefono dei narcotrafficanti, ah, c'è il telefono dei narcotrafficanti. E ho detto: sai che ti dico, mo scrivo un romanzo sui narcotrafficanti, siccome so perfettamente come funzionano questi Nokia e so che non sono intercettabili, io avevo bisogno di telefoni non intercettabili. Eccolo, il mio Nokia è uno dei protagonisti di questo romanzo, ma molti altri, gli Startup, cioè quelli vecchi, vi ricordate? Ecco, quelli lì ci sono tutti. Il libro è un giallo dove piovono pallottole, coltellate, fucilate, crollano capannoni pieni di droga, ma nelle 480 pagine c'è anche tanta comicità, un filo conduttore dei libri scritti dalla Pivetti, tutti declinati in commedia. Parla di narcotraffico. Mi sono fatta una cultura sul narcotraffico, mi sono veramente molto documentata, perché per quanto tu scriva appunto un libro comico, però la storia deve stare in piedi, le cose devono esistere, poi c'è molta invenzione, c'è molta fantasia, ma non c'è arbitrio, bisogna stare molto attenti a questo, soprattutto in un giallo l'arbitrio, per l'arbitrio non c'è posto. I personaggi sono in qualche modo tutti legati tra di loro, anche a loro insaputa, naturalmente, se no dov'è il colpo di scena? A dialogare con l'autrice, il bibliotecario e blogger Salvatore Cusini. Ad assistere alla serata organizzata dall'assessorato alla cultura del comune guidato da Sabrina Serra e dalla Biblioteca Simpliciana in collaborazione con la Biblioteca di Padru, un pubblico numeroso, attento e partecipe. Teleregione Live, canale 88 del digitale terrestre.